Io sono Gianfaglione Dino, nato a Prato La Peligna e risiedo adesso a Pescara. Racconto in breve tempo il mio periodo durante la vita lavorativa. Ho lavorato prima da contadino, pecoraio, perché la mia famiglia era pecoraio e contadina. Ho lavorato fino a 18 anni, ho fatto le scuole professionali su Mona. Nel 1965 i tedeschi hanno fatto una richiesta all'Italia per avere i tecnici che dovevano essere loro dargli un aiuto. E io sono partito ho dovuto andare prima all'Aquila a fare il passaporto, una volta fatto il passaporto sono dovuto andare, partenza col treno eravamo 50 della provincia dell'Aquila. Appena arrivato a Verona ci hanno bloccato di nuovo, ci hanno fatto da 3 giorni della visita superiore a quella dell'Aquila, tipo militare, ci hanno fatto dormire anche per terra perché io sono arrabbiatissimo perché non c'era un'organizzazione. Da Verona sono partito per Amburgo, ho trovato il primo ostacolo a Monaco, che ci hanno messo come dei numeri, che ci hanno mandato alcuni a Norimberg, a Augsburg, io ho destinato a Amburgo, non capivo una parola tedesco. Sono arrivato ad Amburgo, ci hanno avuto a prendere la stazione e ci hanno portato delle baracche. Là ho iniziato il mio percorso, giustamente eravamo un po' a quel periodo un po' messi da parte dai tedeschi, però dopo che ho trascorso 6-7 anni già c'è stata un'altra, diciamo, c'è stato più un contatto con i tedeschi. La difficoltà che ho avuto di più quando mi sono sposato, non riuscivo ad avere l'abitazione perché sto a precisare che questo è tutto un problema che hanno fatto altri italiani che sono partiti dagli anni 50, e do a precisare perché sono partite tutte persone che non sapevano neanche scrivere, e questi qua una volta che sono arrivati in Germania, perché erano tutti contadini e i tedeschi li rispettavano, e le signore, perché quelle erano tutti giovani che sono andati a lavorare, c'erano le tedesche che non avevano il marito perché sono morti nella guerra, quelli là andavano ad aspettare a queste case, a queste baracche, e quelli là hanno fatto i porci, praticamente hanno distrutto tutto l'onore italiano, perché hanno fatto i figli, sono scappati via, hanno fatto dei prestiti, e questa è una cosa che le nuove generazioni devono sapere, perché non è il tedesco, è una persona bravissima, però per quelle disonestà che ha fatto l'italiano a riguardo di questi giovani che sono arrivati tra il 50 e il 60, hanno fatto proprio una cosa cattiva, hanno messo in giro le donne, sono andate in Italia, hanno fatto dei prestiti alle banche, non l'hanno pagato, e poi hanno fatto delle porcherie all'abitazione, ci hanno fatto perfino i bisogni, hanno lasciato le case e sono andati via. Quando io sono arrivato al 65, giustamente i tedeschi avevano un po' di rifiuti, come quando qua arriva uno straniero, un rumeno, arriva un africano, l'italiano c'ha un po' paura, e questo è successo con me. Però io sono rimasto scontentissimo perché non riuscivo a trovare l'abitazione in Germania. Allora la mia idea era di ritornare in Italia, ma non potevo tornare in Italia perché io sono partito a 18 anni e non avevo fatto il militare. Per poter tornare in Italia dovevo aspettare 30 anni. Io non ero un disertore, io sono partito prima che mi veniva la chiamata per il militare, però se io tornavo in Italia dovevo firmare un documento al consolato, e questa era una tragedia perché io ogni volta che tornavo in Italia dovevo andare alla caserma dei carabinieri, farmi firmare un foglio, e quello durava 30 giorni, 40 giorni, e dopo io dovevo tornare in Germania. Però siccome io, il Peligno non si arrende, non c'avevo nessun problema, tutte queste difficoltà per me sono state una risata, perché io sono stato abituato da piccolo a cucinare, perché io ho andato al Morrone anche a pascolare le pecore, che non è da tutto pascolare, perché io non mi vergogno, io dico, io sono adesso un tecnico in pensione, però so mungere una capra, so mungere una pecora, una mucca, so andare a cavallo, anche ho provato pure a mettermi a cavallo ai muli, che sono molto scorbuti, che non sono come l'asino e il cavallo, il mulo già è un po', diciamo, fatto male. Questo praticamente la storia quando ho fatto l'emigrante. Poi siccome mi sono sposato,
al 72 che stavo in Germania non riuscivo a trovare l'abitazione, con mia moglie ho interpellato la ditta e ho detto guarda qua io non riesco a trovare l'abitazione, se mi date una mano, e loro si sono andati a questo appartamento ai proprietari e hanno loro che ha garantito e mi hanno dato questa abitazione. Poi alla fine, quando io stavo per tornare, queste persone che stavano intorno a me, sia le aziende e le persone che ho conosciuto, sono tutti dispiaciuti perché si è creato un feeling contento, che alla fine mi hanno detto ma noi ci dispiace che tu vai praticamente te ne ritorni in Italia. Quando sono ritornato in Italia, sono andato, devo precisare, ritorno indietro. Quando stavo ad Amburgo, ogni italiano si doveva comprare la macchina nuova, perché dici tu lavori, devi tornare dalla Germania, con i macchinoni, Alfa Romeo, Mercedes. Allora io, quando mi sono fidanzato con mia moglie, ero io pure deciso di comprarmi una macchina. Allora è tornato il mio zio dall'Australia, che l'ho conosciuto, ma è che ce l'ha fatto con la macchina. Tu potevi comprare l'Alfa Romeo, facendo commenti per... Scusi che parlo un bel dialetto, ma dopo... per fare commenti a Hamburgo, per ragazzi di macchina nuova, sicuramente farai qualche incidente. Ho detto, ma vieni con me, mi sono orecchie. Ma portato qua a Pescara, mi sono comprato l'appartamento a Via d'Avalos, al 69, 7 milioni è costato. Praticamente poi, quando sono andato in Germania, la ditta Schade mi ha detto, che lo vuoi affittare? Allora io ho deciso, no, non l'affitto, perché la mia famiglia che abitava a Pratola, gli ho detto andate a vivere a casa a Pescara, così mia sorella e mio fratello che vivono, non è un paese piccolo ma una città, e loro ci hanno abitato 10 anni, poi mio padre è tornato al paese perché io dovevo ritornare dalla Germania. Allora questo è il lavoro della Germania, e tu a precisare i tedeschi pagavano, facevano lo straordinario preciso, lavoravo la domenica, ti pagava, lavoravo la stessa. Là c'è stato proprio preciso, tutto perfetto. Sono venuto qua a lavorare al gruppo Angelino, a fare macchine per pannolini. Angelini? Alla fa meccanica, il gruppo Angelino, la fa meccanica, perché la fa meccanica fa macchine per pannolini, la Fater fa produzione di pannolini, a Ancona fanno le medicine. Io ho vissuto l'inizio della costruzione delle macchine, perché noi dentro la meccanica nessuno era bravo a costruire le macchine, perché è stata una nuova macchina, una nuova concessione di costruzione. Con la buona volontà, lavorare fino a mezzanotte, lavorare il sabato, lavorare la domenica, perché poi che succedeva? Costruire questa macchina si andava a installare a Frosinone o ad Ancona, poi si dovevano fare modifiche, perché una volta che usciva il primo pannolino era semplice, poi si doveva mettere il fronte al tappo, poi si doveva mettere l'elastico in vita, allora si doveva andare a modificare queste macchine, e si partiva dalla fa meccanica il venerdì a sera, si doveva lavorare sabato e domenica 3 turni, perché si doveva muovere, le macchine stava ferma, si doveva mettere o si doveva togliere quel pezzo che non serviva e mettere la nuova modifica. Cioè è stato sempre fatto un lavoro con molto, come si diceva, anche che io ero un dipendente, però ho sempre ragionato di professionista, perché per un'azienda, una nazione deve lavorare su un obiettivo, cioè là si deve essere come gli americani, e poi racconto la storia americana. Io, l'obiettivo è una cosa importantissima. Tu quando assumi una persona o fai un insegnamento, devi stabilire gli obiettivi, quanto tempo ci vuole, il costo e tutto. Io quando lavoravo con gli americani, e devo precisare, quando prima degli anni 80 noi portavamo le macchine alla Fater, sia che a Pescara che a Frosinone, e c'era un conflitto. Dicevano sempre che le macchine che facevamo noi non erano buone e le macchine alla notte stavano ferme. Allora il dirigente della Famecchiana si è scocciato, perché hanno dovuto fare le cause con gli americani perché copiava il brevetto. Alla fine ha fatto l'accordo con gli americani, con la Procter & Gamble, sono arrivati questi americani, un giorno io, siccome lavoravo, io facevo il tecnico, facevo le riunioni e ho visto una riunione molto semplice. Ha detto, noi abbiamo una produzione molto scarto,
vogliamo sapere perché, per migliorare, che non avviene questo scarto. Allora ha chiamato quelle che puliva per terra, quelle che lavorava al magazzino, quelle, tutte le persone, ognuno come questa che chiede, perché, che ne pensi, perché sta macchina fa lo scarto? Alla fine, che ognuno ha detto la cosa, i dirigenti hanno ragionato loro e prima di iniziare il lavoro hanno interpellato la persona: chi è il più bravo per esempio a risolvere la colla, a risolvere l'elettronica, a risolvere il mulino? E ogni persona doveva dire: io sono bravo, posso farcela. E dovevi dare il tempo, 2 giorni, 3 giorni. Quando poi tutto questo si è messo a lavorare, faccio la macchina, il risultato era non al 100%, ma quasi. Ha fatto di nuovo la riunione e ha detto a quel signore che aveva detto: ma lei ha detto che 3 giorni, perché non ci è riuscito? Ha cominciato a fare quello: ma no, a me non esiste mai no, lei è un suo problema, perché se lei ha detto che ci vogliono 3 giorni, a me non vuoi sapere né mai lei, diciamo, è un fallito, perché non ha raggiunto il suo obiettivo. Praticamente con gli americani i dirigenti vengono spostati ogni 6 anni, perché non si devono radicare. Praticamente funziona tutto, perché là ogni cosa che non va bene, le macchine, la produzione, lo precisare, dal 50% con gli americani è arrivata al 95% con lo stesso personale. E poi la dirigenza di una macchina: prima ci stavano 4 capannoni, ci stavano gli elettricisti, i meccanici, i capoturo, tutti alla magnetta e il caffè. Con gli americani ha fatto, finito questo, ha detto: ogni macchina, 20 macchine, 20 team leader, ogni macchina c'era un capo che si doveva interessare dell'operaio che ci lavorava, delle materie prime che doveva ordinare per fare i pannolini, e doveva rispondere al magazzino dicendo: a me mi servono gli assorbenti, i pannolini per la fine settimana, e quelli li doveva produrre. Doveva girare se la macchina aveva qualche difetto. E gli operai che lavoravano alla macchina era un elettricista e un meccanico. Il meccanico non faceva il meccanico, faceva il meccanico quando si rompeva la macchina, però metteva le materie prime, faceva l'operaio, faceva la macchina. L'elettricista la stessa cosa, faceva l'operaio, quando si rompeva l'elettronica andava a lavorare l'elettronica, quando invece stava fermo la macchina camminava, lui stava a mettere le prime. E questo ha portato al risultato 95%. Quando è andato via poi lei? Com'è? Quando è andato via da questo lavoro? Dalla Famecanica sono andato via, perché siccome mio figlio non poteva lavorare, non riusciva a trovare il lavoro, io ho interpellato la concorrenza e ho detto se voleva mettere a lavorare mio figlio. Ma se ci viene lei, sì, se no il tuo figlio non lo mette a lavorare. E io mi sono licenziato dalla Famecanica, sono andato a questa azienda nuova e mio figlio l'hanno messo a fare il progettista. È uscito per i meccanici, prima il disegnatore e poi, perché ci stavo io a casa, io avevo comprato il computer, lui tecnicamente parlava con l'ingegnere, io invece andava fuori a installare le macchine, a fare i collaudi. Adesso sono in pensione? Sì, adesso sono in pensione. Che fa? Di bello? Ma io, siccome quando stavo in Germania, io ho fatto 3 anni a Sulmona, aggiustatore meccanico motorista, io come secondo lavoro in Germania riparavo le macchine, le riparatesse, riparavo le moto. Però c'è un vantaggio adesso, che io mi sto sulle macchine vecchie, sulle macchine d'epoca, perché mi piace sostituire dei pezzi che le faccio, siccome c'ho un tornio a casa, e allora faccio delle piccole modifiche, cioè delle cose che succedono, di rotture, perché questo è tutto un bagaglio che ho fatto in Germania. Le persone andavano la sera. Lei ritiene quindi un'esperienza positiva l'emigrazione che ha fatto? Allora, questo volevo precisare, che l'emigrazione è una cosa importantissima, però ci vogliono le regole. Che significa le regole? Io è partita anche mia figlia all'Australia, perché qua non ha potuto trovare il lavoro, però io sono stato 3 mesi in Australia, ho visto come funziona l'Australia. E praticamente loro non è che sono avvantaggiare a noi, solo c'hanno le regole che vengono rispettate. Devo precisare, al pullman non c'è nessuna persona che non paga il pullman, perché per entrare a prendere il treno o il tram c'è la sbarra e tu devi mettere, diciamo, ti prendo un badge. Se non metti il badge, quella barra non si apre. Allora questo ti fa capire che là, e poi quando scende è la stessa cosa,
se no ti hai fatto il furbo a non metterlo all'ingresso, l'uscita c'è la stessa cosa. E poi la stazione, ci sono dei poliziotti oppure delle persone preposte e vedono se tu non poggi il peggio vaccinale, la sbarra non si apre, questo qua per dire. Poi le strade sono pulitissime, ma il problema non è che loro puliscono, è il popolo che non sporca. E io ho visto che là le cartone vengono buttate, per esempio sono i bandoni dell'immondizia, che le CIC praticamente al dispositivo dove è messa la spazzatura c'è un lato un piccolo pezzo di metallo che uno può spegnere la sigaretta e la mette dentro la cosa. Cioè loro secondo me non è che sono superiori a noi, però loro hanno le regole, noi qua in Italia le regole, pure dico che io non ci sono le regole, perché se a me mi hanno io ho un figlio che fa il poliziotto e io in Australia adesso mi hanno fatto una multa di $320 perché io e mia moglie stavamo dietro la macchina che ci accompagnava una signora e io non portavo la cintura. Allora quella là ci ha fermato per fare il check di se aveva bevuto l'autista. Io dormivo, era le 11 di notte, non ho pensato di mettere la cintura, quella con la pila, la porta la cintura, $300, è stata una multa. La cosa che funziona. Vabbè, un'ultima brevissima considerazione di tutto, insomma, questa sua vita. Cioè, poi io dovevo anche dire che io sono andato a montare macchine in Russia, 20 macchine, al Giappone, alla Cina, in America 4 macchine, alla Johnson & Johnson, in Inghilterra a 2 macchine, a Manchester. Cioè ho girato il mondo, all'Africa, al Messico, a installare queste macchine per assorbente, pannoline e incontinenti. Grazie a lei, insomma è stato molto, uno non se ne accorge quanto va, però è stato molto esaustivo, ci ha parlato. L'unica cosa che si dovrebbe lavorare più sull'apprendistato che ci manca, perché noi stiamo facendo troppo studio per la progettazione, però per la manodopera di produzione, di case, di riparazione non ci sono tecnici, secondo il mio punto di vista, perché se uno è un bravo ingegnere o un bravo elettronico, però poi devi smontare un motore elettrico, ci vuole, e tu fai il programma, però non sai smontare il motore, oppure c'è una scuola più si dovrebbe fare anche come prima, però l'hanno tolto come si chiama, la volta era all'inizio dell'avviamento, mi sembra pure professionale, e io ho fatto pure l'avviamento tipo grafico, perché prima c'era l'avviamento e poi è stato tolto l'avviamento, è stata fatta la scuola media, però secondo me la scuola di avviamento va bene, uno dice è una scuola in più, però se una persona non va a studiare a fare le superiori e uno va a fare l'artigiano e c'è la scuola avviamento, cioè lei è più preparativa della scuola media. Lei dice che ci sono più apprendistato, insomma. Cioè attualmente ci sarebbe più apprendistato perché manca. Se prendi un perito meccanico, quel perito meccanico, l'organizzazione della scuola, è fatto, noi io non voglio dire fare polemiche, però è il risultato che si vede, cioè uno, se vai a vedere il programma di un perito, io parlo di un meccanico, quello deve essere capace di saldare, tornire e fresare, quello non ha visto né il torno, né la fresa e manca saldare, allora prendi quel diploma, lo straccia. Thank you.